Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Bonus maggio agli autonomi, i soldi solo a chi ha guadagnato il 33% in meno dell'anno scorso. Un paradosso, dicono chi era già in crisi nel 2019 e non prende nulla come chi ha incassato tardi per lavori di quel periodo. L'indennità per gli iscritti alla gestione separata INPS sale a 1.000 euro, ma spetta solo a chi nel marzo e aprile 2020 ha subito una riduzione di reddito di almeno un terzo rispetto agli stessi mesi del 2019. Così rischia di restare fuori chi già prima guadagnava poco. Proprio a marzo sono state pagati per lavoro fatti l'anno scorso, dicono, ma quando per vivere ho dovuto chiedere un finanziamento, questo l'ha raccontato Emiliana Alessandrucci del Colap, e dice la sottosegretaria Puglisi, poi risponde, e cercheremo di cambiare la norma in Parlamento, magari sostituendo quel criterio con un limite reddituale. Scuola, lezioni in presenza senza doppi turni e divisori tra banchi. Azzolina dice rientro a settembre, obiettivo complesso ma raggiungibile. Riunione con Conte, gli enti locali, i sindacati e i rappresentanti dei genitori. La ministra dice il Paese si aspetta da noi che i ragazzi a settembre tornino a scuola. Mobiliteremo 4 miliardi, ci sarà subito un nuovo stanziamento di altri 330 milioni per l'edilizia scolastica leggera. I presidenti di ANCI e Conferenza delle Regioni hanno sottolineato molte criticità ponendo il problema delle risorse e del personale necessario. I sindacati hanno confermato lo sciopero programmato per lunedì prossimo. Casa Pound, nella sede sequestrata risultano residenti 8 dipendenti di Comune, Regione e Ministero del Tesoro in emergenza abitativa. Nell'informativa della Guardia di Finanza consegnata nel 2019 alla Corte dei Conti, il danno erariale di 4,6 milioni di euro si può leggere nero su bianco, l'excursus di 17 anni dell'occupazione abusiva. E tra strane archiviazioni di denunce e bollette pagate per sbaglio dal Ministero dell'Istruzione, da segnalare appunto la vicenda dei dipendenti pubblici che vivevano ufficialmente nella sede del movimento di estrema destra. George Floyd, l'America si ferma per i funerali, migliaia a Minneapolis, c'è stata la diretta TV negli USA, aveva Covid ma morto per pandemia di razzismo. Nel santuario del North Central University si celebra la commemorazione funebre dell'uomo ucciso dalla polizia. Il sindaco Jacob Frey si inginocchia davanti alla salma e scoppia in lacrime e dal palco gli inviti alla ribellione contro i soprusi nei confronti della comunità nera. Dicono è l'ora di togliere quel ginocchio dal nostro collo. Piemonte 19 indagati e perquisizioni in 30 strutture per corruzione nella sanità. Gare d'appalto truccate e tangenti. E quanto è emerso appunto da un'indagine della Guardia di Finanza del gruppo di Torino sulla sanità piemontese. L'operazione Molosso, come è stata soprannominata appunto, ha fatto emergere in particolare nelle province di Torino, Novara e Alessandria un malcostume diffuso. Notizie da Napoli e dalla Campania. Donna coltellata a Pozzuoli, fermato il presunto autore dell'aggressione. Fermato si era reso immediatamente irreperibile ed è stato rintracciato nella tarda serata di giovedì dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile del commissariato di Pozzuoli hanno eseguito un fermo del PM nei confronti del presunto autore del tentato omicidio ai danni di una donna avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì a Pozzuoli. Blitz all'alba alla sanità, arresti nel clan Mauro. I carabinieri della compagnia di Napoli Stella hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, 4 persone gravemente indiziate del reato di tentata estorsione aggravata, reato commesso nel febbraio 2019 dal metodo mafioso e dalla finalità di aver agito per agevolare le attività illecite del clan camorristico di Mauro, attivo appunto nella zona cosiddetta Miracoli della Sanità. Notizie da Treviso e dal Veneto. Treviso, rondò ciclabile e un innesto, il comune Lima, il Terraio Est. L'amministrazione Conte presenta le osservazioni al progetto di Veneto Strada, il nodo di Via Pasterra, appunto. Il comitato e il PD dicono è un'operazione milionaria inutile adesso. Treviso, fuga dopo l'investimento, individuato il pirata di Via Martiri e un ragazzo, il conducente della Mini, che sabato notte ha travolto un giovane a 2 passi dalla loggia dei Cavalieri.
Farra è morto il dietista Hélène Meseguet a Villa Solico, faceva dimagrire i VIP. Tra i suoi pazienti Berlusconi e Alberto Sordi, aveva 76 anni. Dal 1983 al 1994 aveva gestito a Farra un centro per la forma fisica, poi ne aveva aperti molti altri. Treviso, l'autoscuola riparte, semaforo rosso per virus ed esami con distanziamento. Lezioni e prove pratiche già iniziate con mille precauzioni. Lunedì test di teoria, dal 15 giugno guida in moto. Coronavirus, morto a 83 anni nella RSA di Casa Fensi di Conegliano, inchiesta per omicidio colposo. La Procura della Repubblica di Treviso ha conferito l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia sul corpo di Pasquale Galasso. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Risparmiatori traditi, no a una proroga. Ottobre, non scherziamo sulla pelle di chi sta vivendo un dramma irrisolto, commentano così da consumatori attivi. Leggiamo da un quotidiano come un avvocato, mai sentito prima in merito al tema del fondo e delle banche venete, che sarebbe la voce di un gruppo di legali del Veneto che si starebbero dedicando alla presentazione delle domande di accesso al fondo indennizzo risparmiatori, abbia richiesto un intervento normativo per prorogare la scadenza per la presentazione delle domande da parte dei risparmiatori dal 18 giugno, non di qualche giorno, non di qualche settimana, non di un mese, ma sino almeno a ottobre 2020, commentano così da consumatori attivi. Granate della Grande Guerra nel Pordenonese dopo intervento di bonifica, l'opera per la messa a sicurezza e il disinnesco, il terzo reggimento guastatori di Udine. Giovedì 4 giugno gli artificieri del terzo reggimento guastatori di Udine, allertati dalla prefettura di Pordenone, hanno effettuato due interventi di bonifica del territorio da residuati bellici risalenti al primo conflitto mondiale. Giovane esce di strada a Maniago, incastrato nell'auto, ferita una 25enne di San Vito al Tagliamento che per causa in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura. Incidente stradale in via Tesana Sud a Maniago. Un'auto guidata da una 25enne di San Vito al Tagliamento ha sbandato finendo la sua corsa su un fianco. Nonostante sia rimasta sempre cosciente e in buone condizioni fisiche, è stato necessario estrarla dall'abitacolo dal cristallo anteriore. Sul posto i vigili del fuoco di Maniago che hanno aiutato a mettere in sicurezza la giovane, che è stata immediatamente riposta sulla barella spinale e trasportata in ospedale per accertamenti dal personale sanitario presente sul posto. Infortunio sul lavoro in falegnameria. Poco prima delle 13 a Sedagliano un operaio è caduto da un'altezza di 5 metri. L'infortunio di lavoro poco prima delle 13 a Sedagliano, appunto in una falegnameria a conduzione familiare. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Codroipo, un uomo di 61 anni che stava controllando un'area del capannone, quella del controsoffitto, è caduto da un'altezza di 5 metri ed è rovinato al suolo. Frasi antisemite e materiale nazifascista, 6 denunce, concluse le indagini della Digos di Udine, scattate dopo una rissa in un locale lo scorso novembre. Per i 6 anche DASPO da 2 a 6 anni. Si è conclusa con 6 persone denunciate. L'indagine della Digos di Udine, nata in seguito a una rissa, nella serata del 10 novembre scorso, i 6 cittadini italiani di età comprese tra i 29 e i 36 anni, alcuni dei quali già noti alle forze dell'ordine, si erano resi responsabili di una accesa lite scoppiata all'interno di un bar e poi proseguita all'esterno. La violenza era stata innescata da una frase antisemita inneggiante ad Auschwitz, urlata da uno degli avventori nei confronti di altri clienti. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.